etrusca esposse per la prima volta anche alcuni recenti ritrovamenti. Il servizio di Nazario Basile. Lo sguardo è ancora enigmatico come 3000 anni fa. È quello di creature fantastiche, frutto dell'immaginario antico e dello scalpello di artigiani di luci. L'antica città etrusca, in provincia di Viterbo, a poca distanza da Montalto di Castro, è stata per lungo tempo la patria della scultura funeraria. Sfingi, sirene, gorgoni, leoni e cavalli alati in nenfro, un particolare tufo del posto, compongono un'antologia di misteri e fantasia dell'antichità nel Museo Pietro e Turiddu Lotti di Ischia di Castro, nel Viterbese. Le figure mitologiche a metà tra natura umana e quella animale sono state importate in Etruria attraverso la circolazione di prodotti e idee che via mare arrivavano dall'Oriente all'inizio del primo millennio avanti Cristo. Tra queste spicca la feroce cantatrice di enigmi. Ecco colei che ha dato il nome ad una tomba pulcente ritrovata 6 anni fa, posta a guardia del sonno eterno dei defunti. Risale al VII secolo avanti Cristo. Il corpo di leone, la coda di serpente, le ali di capace e il volto di donna con le lunghe e morbide ciocche di capelli. Accanto alle sculture, le citazioni di autori antichi che hanno narrato i miti. Completa questo viaggio tra storia e fantasia l'esposizione di 2 corredi funerari di altrettante tombe di pulci del VI secolo avanti Cristo, esposti al pubblico per la prima volta in assoluto. Questa mostra, aperta fino al 31 dicembre, permette di fare un tuffo nella mitologia etrusca e aiuta a capire quanto fosse forte allora il bisogno di conoscenza e come l'uomo cercasse di spiegarsi ciò che non capiva.